Lei, duchessa di Cambridge, ha scherzato sul fatto di essere stata vittima di un'imboscata per un processo contro un bushtucker quando ha collaborato con Ante Dec per far parlare la gente di dipendenza. Le star di IMA Celebrity ospitavano il lancio di una campagna in cui Kate parlava del problema. Ma quando si è unita a loro sul palco ha scherzato: non me l'aspettavo, mi sentivo come se stessi entrando in un processo per un bushtucker. Kate, 39 anni, in seguito ha avuto un cuore a cuore con Ant, 45 anni, che ha sofferto di alcol e problemi di tossicodipendenza. Le ha detto che la sua dipendenza ha seguito un intervento chirurgico al ginocchio ed è culminata con lui in riabilitazione dopo aver schiantato la sua auto mentre più del doppio del limite di guida in stato di ebbrezza nel 2018. Ant ha detto: quando ho chiesto aiuto, era una cosa brutta. Ma non appena ti apri alle persone, i problemi iniziano a scomparire. Va meglio. Kate ha risposto: più parli con tutti, ci sono così tante persone che l'hanno sperimentato loro stesse o che hanno conosciuto qualcuno. Si sente più volte che la gente dice: vorrei avere questo supporto prima. In precedenza la duchessa ha rivelato di condividere l'amore per i dolcevita con il marito William quando è arrivata al quartier generale londinese di BAFTA con un maglione e una gonna rossi. Ha lanciato la campagna Taking Action on Addiction dicendo: la dipendenza non è una scelta. Nessuno sceglie di diventare un tossicodipendente. Ma può succedere a chiunque di noi. Nessuno di noi è immune. Eppure se ne discute troppo raramente. Riconoscendo cosa c'è sotto, possiamo aiutare a rimuovere il tabù e la vergogna. La duchessa, in quanto patrona di The Forward Trust, sta incoraggiando le persone a chiedere aiuto prima che i problemi sfocino nella dipendenza. Ha anche avvertito che la pandemia ha aumentato il numero di persone vulnerabili. Kate ha dichiarato: sappiamo che oltre 1,5 milioni di persone che non hanno abusato di sostanze prima del blocco ora potrebbero avere problemi associati all'aumento del consumo di alcol. Circa 2 milioni di persone identificate come in via di guarigione potrebbero aver avuto una ricaduta negli ultimi 18 mesi.